venivano portati all'accampamento, dove cotte al fuoco le carni venivano consumate. C'era chi si assumeva la responsabilità delle azioni di tutto il gruppo, indirizzando e organizzando la vita del gruppo stesso. Oggetti decorati, appositamente costruiti, servivano per capire i ruoli e i compiti di ognuno di essi. Per questo gruppo di primi uomini, cacciare era sopravvivere. E appartenere a un gruppo costituiva l'unica vera forza. Ma anche senza la scrittura e senza la parola, gli uomini si possono capire, si possono intendere, si possono legare. E chiaramente poi dividersi può far male, allontanarsi, causare un dolore. La mia storia è la storia di una giovane donna, un'antica storia, e la storia di un saputo. Ma stai rivolto al mondo, scheletro, perché stai lo scheletro con la sorgia. Rivolto al mondo.